signori, aspettando la seconda edizione che andrà in onda tra breve su Sport Italia di Solo Chi C'ha Fede, ebbene sì, vi prego, lasciatemelo fare perché non so più quando mi capiterà un'altra volta. Ladies and gentlemen, the doctor is Giorgio Petrosian. Ciao Giorgio. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, siamo qui nella palestra di Giorgio e Armen, che si trova a Milano in via Sibari 15. Vi raccomando, vi aspettiamo tutti. Giorgio, i tuoi prossimi incontri? Beh, prossimo incontro a Monza, 14 ottobre, manca poco, faccio il mondiale con un avversario che ho già incontrato 9 anni fa, quindi sarà un bel match e speriamo che ci sia tanta gente, così teniamo la cintura a casa. Puoi giurare, sarà il palazzetto pieno. E se lui ti stesse guardando in questo momento, che il tuo avversario si chiama? Chris Ngimbi. Se lui ti stesse guardando in questo momento, hai da dirgli qualcosa? Ma ho da dire che manca poco, manca meno di 3 settimane, quindi ci siamo. Io sono pronto, quindi quel giorno sarà guerra. Non vorrei essere il tuo avversario. Detto questo, senti, cosa hai provato a esordire nella Bellator Kickboxing? Beh, è un circuito molto importante a livello mondiale, un circuito fortissimo, e più avanti farò anche il titolo del Bellator Kickboxing. Wow! E quindi tra tutti questi traguardi che tu hai già raggiunto, perché hai vinto tutto nella tua categoria, hai qualche altro traguardo che ti poni? Beh, il mio traguardo è, beh, io voglio vincere il più possibile e continuare a combattere fino a che il fisico tiene e la testa ha voglia. Quindi... Questo sì, ragazzi, che vuol dire essere campioni. E senti, prossimi, quando finirai di combattere, cosa pensi che Giorgio farà nella vita? Beh, ovviamente rimarrò qua a insegnare, insomma, crescerò con gli atleti, spero di tirarci su qualche atleta forte. Senti, e hai da dire qualcosa a tutti i fighters che si stanno approcciando a questo sport o gente che vuole arrivare a combattere come hai fatto tu? C'è qualcosa, qualche suggerimento che puoi dare? Beh, c'è qualcosa, ovviamente questi atleti qua pensano subito che tutto è così facile, no? Per arrivare a un certo livello bisogna fare sacrifici, di non aver fretta e di non mollare mai, e questo è il successo. A che età hai cominciato tu questo sport? 14 anni. 14 anni, hai capito subito che era il tuo sport? Sì, subito. Quindi vogliamo salutare tutti i nostri amici? Ok, sulla guardia. Non abbassate mai la guardia.